stata la giornata delle arringhe difensive, la seconda calendarizzata del processo sulla Sanitopoli abruzzese, che nel 2008 fece cadere la giunta regionale di centro-sinistra, all'epoca guidata da Ottaviano Del Turco. Nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello dell'Aquila, dopo le responsabili civili, è stata la volta della difesa di Vincenzo Angelini, ovvero il grande accusatore, patrona della clinica privata Villapini di Chieti, imputato e allo stesso tempo parte offesa nel processo che nel 2008 in 7 interrogatori fiume rivelò ai magistrati di aver pagato tangenti per un totale di circa 15 milioni di euro ad alcuni amministratori regionali in cambio di favori. Nella sua arringa l'avvocato difensore Gianluigi Tucci ha evidenziato come il suo assistito, condannato in primo grado a 3 anni e mezzo di reclusione, va assolto poiché non è mai stato in posizione paritetica rispetto al sistema politico che lo ha costretto a versare tangenti con lo scopo di fiaccarlo dal punto di vista imprenditoriale. Il legale ha evidenziato come Angelini da una parte corrompe, dall'altro è concusso, ma restano invariati i soggetti e soprattutto gli strumenti di pressioni nei riguardi dell'imprenditore che aveva avuto premura di chiedere alla Regione cosa si poteva fare e cosa no in relazione ai ricoveri. Sull'attendibilità di Angelini, l'avvocato Tucci ha rimandato alle dichiarazioni rese dal suo assistito nella parentesi dell'incidente probatorio. L'avvocato ha concluso chiedendo l'assoluzione. Sul banco degli imputati anche l'ex governatore d'Abruzzo, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Del Turco, presidente della commissione antimafia dal 1996 al 2000 ed ex segretario generale aggiunto della CGIL all'epoca di Luciano Lama, finì in carcere a Sulmona per 28 giorni e trascorse altri 2 mesi agli arresti domiciliari. L'udienza è stata aggiornata al 16 ottobre con le difese degli altri imputati. Noi con Salvini chiede il ritiro della delibera di cessione del credito da Enel Gas alla Banca Sistema in relazione ai morosi del progetto Case. All'orizzonte il rischio di un nuovo contenzioso per il Comune dell'Aquila. Non solo, partiamo da un presupposto, che non si tratta di una delibera che prevede una transazione stragiudiziale. Quindi la Giunta è stata tratta in inganno quando è stato votato questo atto, perché di fatto si tratta invece dell'adesione alla cessione del credito che è avvenuto tra Enel e Banca Sistema. Il paradosso è questo, che Banca Sistema non aveva i titoli per richiedere all'amministrazione comunale i soldi avanzati da Enel per la fornitura dell'energia elettrica e del gas. Non c'era stato un passaggio formale tra l'Enel e la Banca Sistema? No, il passaggio formale tra Enel e Banca Sistema c'è stato attraverso 4 rogiti notarili, ma la legge prevede specificatamente per le pubbliche amministrazioni che per quanto riguarda gli appalti pubblici e la fornitura dei servizi ci deve essere l'accettazione da parte della pubblica amministrazione, nel caso specifico del Comune dell'Aquila, alla cessione del credito da parte dell'Enel, nel caso specifico alla banca. Addirittura sono state pagate una o due determine dirigenziali prima che venisse adottato l'atto deliberativo, quindi la Giunta era convinta, almeno crediamo o almeno speriamo per la Giunta, di votare un atto di transazione stragiudiziale, invece hanno votato di fatto l'accettazione della cessione del credito. L'amministrazione si sarebbe potuta opporre e si sarebbe dovuta opporre alla cessione del credito, anche perché presupponiamo che la banca, nel caso la Banca Sistema, abbia acquistato il credito da Enel a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello che oggi chiede l'amministrazione comunale. Domani, domenica 11 ottobre, dalle 8 alle 21, si vota per l'elezione dei consigli territoriali di partecipazione, organismo istituito dal Consiglio Comunale dell'Aquila, con deliberazione numero 27 del 19 marzo scorso. È la prima volta, dunque, che i cittadini saranno chiamati a scegliere i rappresentanti dei consigli, che, in base al regolamento approvato dal Consiglio Comunale, avranno il compito, tra gli altri, di esprimere pareri consultivi sulle proposte di deliberazione di interesse generale del Comune, di promuovere la partecipazione e l'informazione dei cittadini e di esercitare la facoltà di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio e della Giunta Comunali, rivolgendo istanze e proposte.
Per quali consigli si vota dunque? L'ambito territoriale dei consigli di partecipazione è lo stesso dei consigli di circoscrizione, soppressi alcuni anni fa, vale a dire L'Aquila Centro, Roio, Sassa, Preturo, Coppito Pettino San Vittorino Cansatessa, Arischia, Torrione San Francesco San Giacomo Colle Brincioni Aragno, Santa Barbara Pile San Sisto, Camarda, Paganica, Bagno e Piano La Torretta Gignano Sant'Elia. Domenica però non si voterà negli ambiti di Arischia e Camarda, poiché non sono state raccolte un numero di candidature sufficienti per comporre il Consiglio. I consigli territoriali di partecipazione sono composti da 13 membri, di cui uno è il presidente. Il regolamento di istituzione dei consigli territoriali di partecipazione prevede che possano votare, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, 57.000 circa, anche coloro che avevano già compiuto 16 anni lo scorso 12 agosto, data di indizione delle elezioni, e gli stranieri, sia appartenenti che non appartenenti all'Unione Europea, purché residenti da almeno 2 anni nel comune dell'Aquila alla data del 12 agosto scorso. Circa mezz'ora all'inizio di L'Aquila Savona, piove al Fattori, campo che si preannuncia pesante. Vediamo insieme subito le formazioni, le vedo già anche in grafica perché ci sono delle novità per L'Aquila che conferma il 4-3-3, cioè Zandrini tra i pali, confermati gli esterni di Mercurio e Piva. Dopo l'esperimento Bigoni a Ferrara torna Anderson insieme a Maccarone in difesa, a centrocampo Stivaletta sostituisce lo squalificato De Francesco, torna Benzaia titolare regista, a sinistra sempre Manuel Mancini. In avanti l'altra grande novità, perché tornava a disposizione Tommaso Ceccarelli che però va in panchina, Triarico per la seconda volta consecutiva titolare al sinistro del tridente completato da De Sousa e San Domenico. In panchina rapidamente Savellone, Sanni, Bigoni, Cosentini, Giannascoli, Palestini, Milicevic, Andrea Mancini, appunto Ceccarelli, Perna e Morra. Risponde il Savona dell'ex di turno Francesco Virdis regolarmente in campo con Falcone tra i pali, quindi Antonelli, Lomolino, Cabeccia, Libran, Negro, Steffè, Costantini, Cocuzza, Gagliardi, trequartista, e Virdis che appunto una delle due punte insieme a Cocuzza. In panchina con mister Giancarlo Riolfo vanno Cincilla, Pinton, Vannucci, Cortiglia, Romney, Clematis, Boggian, Dell'Agnello, Tassi, Speranza e Bonavia. Ricordiamo anche l'arbitro della gara, il signor Davide Andreini della sezione di Forlì. Circa 28 minuti al fischio d'inizio di L'Aquila Savona, a voi.